Ciao a tutti, io sono Liania, bentornati in questo nuovissimo video. Allora, questo è il wrap-up, il primo del 2020, che però va a concludere l'anno 2019. Infatti vi farò vedere tutte le letture che ho fatto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019. Allora, ovviamente tutte queste letture sono a conclusione anche della Reading Challenge 2019, infatti non sono tantissimi, e sono anche alcuni piccolini. Allora, partiamo subito con L'uomo con la pelliccia, che ha 50 pagine, l'ho letto l'ultimo dell'anno perché me ne mancava uno, quindi ho aggiunto anche questo, carinissimo, racconta la vita di un poliziotto, e comunque ve ne farò una recensione a breve perché mi interessa farvela. Poi abbiamo L'uomo tigre. Anche questo vi farò la recensione perché è interessante, sinceramente, farne una. Anche questo a conclusione dell'anno. Sto andando molto a caso, ovviamente. Però questo. Comunque, vi farò la recensione anche su questo perché ve lo devo dire comunque. Poi abbiamo anche Frankenstein di Mary Shelley, ma in inglese. Infatti, sto continuando la mia lettura in inglese. È abbastanza semplice, preferivo Peter Pan per quanto riguarda la difficoltà, perché era più semplice, però comunque avendolo già letto in italiano mi ha agevolato questa cosa, quindi sta bene, bene. Poi abbiamo in realtà libri che ho dovuto leggere per l'università, vi lascio il link in descrizione o su nelle schede. Per quanto riguarda il video che ho fatto su questi libri, infatti ve ne parlo un po' velocemente. E perché non penso che mi interessi i libri che ho collezionato per l'università, però ve li mostro lo stesso. Allora, abbiamo William Shakespeare con La Tempesta, che è quello che mi è piaciuto di più, perché è stato più semplice, è stato poi quello che ho capito di più. Infatti, grazie alla Tempesta, poi ho capito anche i restanti libri, perché ovviamente il professore ha voluto fare un discorso che accomuna tutti questi libri che vi andrò a farvi vedere, è partito proprio con La Tempesta, quindi ho capito i concetti della Tempesta e poi ho capito anche il resto perché i concetti sono quelli, si riprendono sempre, quindi grazie Shakespeare per avermi fatto capire l'esame che dovrò andare a fare. Poi abbiamo due libri di Aristofane che ho amato, infatti ho scelto Aristofane tra i libri da leggere per l'esame e i due in particolare sono Le donne al Parlamento e gli uccelli che io ho amato proprio per le tematiche che Aristofane scrive. Questi due libri, in particolare Le donne al Parlamento, forse quando avrò fatto l'esame dopo aver studiato, vi farò una recensione in particolare delle donne in Parlamento, forse anche gli uccelli, non lo so. Comunque, su questo sicuramente ve ne farò uno dopo che ho fatto l'esame, se state, perché adesso non ci riesco. Poi, vabbè, queste sono cose dell'università che è meglio lasciare all'università. Poi abbiamo Politica di Aristotele, che sì e no, sì, l'ho capito, però alla fine Aristotele, grazie. Comunque Aristotele dà grandissime perle, quindi grazie, nonostante non è che mi vada molto a genio. Poi abbiamo un altro libro che ho dovuto leggere per l'esame di filosofia, che è Repubblica di Platone. In realtà questo è stato facoltativo, l'ho scelto io da leggere io proprio perché volevo capire un pochino di più la mentalità di Platone, dato che non è che abbiamo fatto tantissimo, dato che non abbiamo avuto tempo di approfondire tutto. Ebbene, comunque, Platone, sempre nel mio cuore, lo adoro, credo che sia stato il mio preferito dopo Aristofane. Quindi grazie, Platone. Poi un altro libro che ho dovuto leggere per l'università, ma non per filosofia, bensì per pedagogia, è La grammatica della fantasia di Gianni Rodari. Non è l'unico che devo leggere per l'esame, però comunque io, cioè, mi ci andò prima su questo, prima su Rodari perché è il mio stile di vita. Poi, quando farò l'esame tra un mese, dovrò anche leggere magari qualcos'altro, però con calma, cioè abbiamo ancora un mese. E prima studio la teoria e poi magari leggo qualcos'altro. In particolare, va bene, so parlare oggi.
In particolare vorrei leggere lettera a una professoressa di Don Milani, che è anche importante tanto quanto Rodari, perché la mia professoressa è innamorata sia di Gianni Rodari che di Don Milani. Poi, per ultimo, ma non meno importante per quanto riguarda l'università, è Dannati della Terra di Fanon. In realtà questo non l'ho letto, cioè sì e no, perché l'avevo iniziato, ma poi tipo mi sono cadute le palle per terra, cioè scusate il francesismo, ma io lo odio Fanon, per questo che ho scelto Aristofane. Quindi l'ho letto a metà, non l'ho neanche finito a leggere e tipo rimarrà incompiuto fino alla fine dei miei giorni. Bene, i libri dell'università sono finiti, ora passiamo all'ultimo che ho letto in questi mesi, che è La speranza oltre le sbarre. L'ho comprato perché l'autrice è la mamma di un mio amico dell'università e mi sono infognata troppo a leggere questo libro. C'è stata la cosa più bella che abbia mai letto, forse non la più bella in assoluto, però una delle letture più belle che io abbia mai fatto. E ve lo consiglio tantissimo, verrà la recensione perché sì, anche io ve ne devo parlare, è stato uno dei libri più belli che abbia mai letto, ripeto, è stato uno dei più belli. Comunque, vabbè, non perdiamo tempo, andiamo avanti, cosa che ho finito. Allora, i libri sono questi, ho letti pochi perché tra l'università e gli esami, una cosa un'altra, Natale, le vacanze, ho letto ben poco e anche i libri piccini. Comunque, letture sempre ben valide e ripeto, tutti i libri che ho citato, quasi tutti almeno, avranno una recensione e niente, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like in tal caso, fatemi sapere nei commenti quali sono state le vostre letture di fine anno, comunque negli ultimi mesi, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Thank you.